al ristorante Montecucco, siamo in casa della famiglia Roberti, una famiglia votata alla produzione di carni bovine, suine di bassa corte, tutta improntata sull'altissima qualità. Siamo qui per un evento, la seconda edizione del Gran Galà del Bollito, che raduna tutti gli amanti di questa preparazione gastronomica, che non è una preparazione tipica delle Marche, però comunque fa parte della tradizione, della vocazione anche di produzione bovina delle Marche. Noi siamo qui perché ci regalerà il ristorante Montecucco 9 tagli di carne selezionati, appunto cotti con questa tipologia di cottura, che non è la stessa cosa del lesso. Bollito e lesso sono due cose differenti, sapremo poi da chi di dovere qual è la differenza, per cui adesso godiamoci questo Gran Galà del Bollito. Alfredo Antonaros, giornalista enogastronomico, esperto, fine dicitore, conoscitore anche della materia prima. Allora, hai detto che non è, insomma, facente parte della nostra cultura gastronomica nelle Marche il bollito, però comunque ha una matrice, ha una radice qui nelle Marche. Ha una matrice perché nelle Marche si allevavano straordinarie razze bovine, che erano razze che venivano ovviamente allevate soprattutto per il lavoro nei campi e poi le femmine per il latte, per i formaggi, la casciotta d'Urbino la si faceva perché appunto c'erano le vacche che davano il latte. Quando diventavano molto vecchi questi bovini venivano utilizzati per fare soprattutto il brodo e quando si faceva il brodo poi ci si ritrovava queste carni lessate che venivano servite. Quindi la tradizione marchigiana, più che quella del bollito che appartiene al Piemonte, appartiene all'Emilia, è quella dei lessi. La Romagna stessa non ha una tradizione di bolliti ma ha una tradizione di carne lessa, dove la carne bovina insieme agli animali da cortile, al pollo, entravano in padella e si facevano sti brodi straordinari. Ecco, nella tua introduzione hai citato una metodica preparatoria alla cottura, che è la battitura, insomma, serviva a cosa? Sì, c'è questo ricettario del 1784 di Antonio Nebbia, cuoco maceratese, intitolato il suo ricettario, che consiglia, se si deve fare un buon lesso, prima di mettere la carne a bollire, di menarla e di bastonarla furiosamente, proprio perché erano carni molto dure e quindi battendole si ammorbidivano un po', poi il resto dell'ammorbidimento veniva fatto dalla bollitura in acqua. Ecco, qui siamo in un'azienda che fa delle eccellenze, della qualità, il suo fiore all'occhiello. Quanto è importante anche instillare nei commensali una corretta cultura alimentare, ma soprattutto anche capire la materia prima che hanno nel piatto? Sì, è un doppio binario. Il primo binario è che ciascuno di noi sente buono da mangiare ciò che pensa che sia buono. Se una cosa pensiamo che non possa essere buona, può essere straordinaria, ma se in testa non riusciamo a immaginarla, a desiderarla come buona, non ci piace. La seconda cosa è che col cibo, ma come con tutto il resto, dobbiamo imparare ad essere anche curiosi e dobbiamo imparare ad essere colti, quindi a sapere che cosa ci ritroviamo nel piatto e a saper distinguere la qualità. Ora, distinguere la qualità con un bell'uomo o con una bella donna non è difficilissimo. Distinguere qualità col cibo a volte è un po' più complicato e allora lì ci dobbiamo attrezzare e ci sono tanti strumenti. Cominciamo subito a dire che quando si parla di bollito si intende carne bovina, stranamente, perché in realtà, perché carne bovina? Le carni ce ne sono tante. In realtà noi vediamo delle situazioni particolari in Sardegna dove fanno bollito di pecora, che è veramente notevole per chi non l'avesse mai mangiato. Bisogna vincere un po' di preconcetti, però in realtà è molto buona. C'è il bollito di coniglio che fanno in Toscana, ma quello principale è quello di carne bovine. E allora, importanza per questa serata e per degustare, per capire
la differenza che abbiamo nel piatto tra un lescio e un bollito, esatto, l'indifferenza è un bollito, bisogna capire alcuni principi, diciamo, di tecniche culinarie. Sì, sì, sì. Intanto la differenza tra i due è molto semplice. Uno, il lescio si dà la precedenza, diciamo così, al brodo, cioè io voglio realizzare un buon brodo per cui sacrifico la carne e quindi la faccio cuocere con l'acqua fredda. Viceversa, il bollito, il brodo non mi interessa, mi interessa invece avere il massimo del sapore dalla carne, allora la carne la inserisco nell'acqua già bollente un taglio alla volta, perché ogni taglio ha il suo tempo di cottura. Quindi bisogna conoscere i tempi di cottura delle carni, sì. E la partenza è diversa. Addirittura c'è un noto ristorante di Bologna dove legano i pezzi di carne con uno spago in modo da inserirli dentro e poi alla fine sempre uno alla volta. A ritroso. Insomma. Quindi insomma, la tecnica è una tecnica particolare, ma che regala grande emozione, grandi sapori. Sì, parlavamo prima, le tecnologie di cottura sono totalmente diverse. L'arrosto ha i suoi principi, la sua chimica, perché la cucina tutto sommato si basa su reazioni chimiche, è brutto dirlo, ma, cioè, però non va inteso in senso deteriore, non è chimica aggiunta, no. È che quando noi sentiamo quella carne che diventa morbida, gelatinosa, che fa quella che tende un po' a appiccicare, no? Quello è semplicemente il tessuto connettivo che è diventato gelatina, è una trasformazione chimica. Però è fondamentale. Fondamentale conoscerlo. Sì. Allora, abbiamo citato le albumine, sì. Che non sono insomma, le chiare dell'uovo quando e neanche quelle che uso io per l'altra mia attività. Le albumine sono tutto un'altra cosa. No. È così importante conoscere? Naturalmente ci sono negli esseri umani, ci sono anche nei bovini. E queste albumine, una volta che la carne è stata inserita nell'acqua bollente, tendono a coagularsi, cioè coagulando, quindi invece da liquide diventano solide e quindi praticamente bloccano tutti i succhi che altrimenti fuoriuscirebbero dai vasi linfatici, dal tessuto interstiziale, per cui gli fanno quella che gli esperti chiamano sigillatura. E quindi insomma, come avviene per la carne arrosto che si cauterizza. Bravo. Qui il principio, è sempre quello. È sempre quello. Allora, due note sui tagli giusti da bollito. Però vedo che c'hai un sorriso da... Ma io... Perché siccome ci stanno passando i piatti... E poi si sente anche un profumino. È vero. Qui hanno fatto 9 tagli, 7 sì, tagli. Allora, il bollito classico prevede 7 tagli bovini, 7 ammennicoli e 7 salse, questa è la classica. La regola del 7. La regola del 7, il bollito piemontese, lombardo e emiliano, un po' le regioni dove... Da noi non è una tradizione il bollito. E quindi sono pochi i ristoranti dalle nostre parti dove si può mangiare. I tagli sono principalmente quelli del quarto anteriore, cioè quello meno pregiato, perché no, la carne si divide, un animale si divide in quarti, no? E poi c'è anche il quinto quarto, ma questo meriterebbe una puntata a parte. E quindi qui si usa prevalentemente il quarto anteriore, quelle carni che sono un po' più coriacee, sono un po' più consistenti, ricche appunto di tessuto connettivo, che non si prestano alla cottura, alla brace o al forno, eccetera. Quindi, però ogni taglio ha la sua caratteristica, quindi dallo scamone al capello del prete, ognuno ha la sua venatura, ha la gelatina, quell'altro c'ha, e quindi hanno anche sapori e consistenze diverse. E stasera è interessantissimo perché abbiamo la possibilità di sentirli proprio separatamente uno dopo l'altro. Poi gli ammennicoli, però sono importanti pure loro, perché andiamo dalla testina, che di cui io sono ghiotto, alla gallina, tacchino, alla cotechino, lo zampone, la lingua, altra cosa. Ghiottoneria. Sapori e aromi d'autunno ha un prolungamento qui a Montecucco con questa serata e con altre.
che chiaramente si inseriscono in un contesto di divulgazione, di mangiare bene, di bere bene e di condire anche bene. Sì, veniamo da questa manifestazione che è giunta alla 28ª edizione, è stato un successo anche quest'anno, come sempre, nonostante il maltempo e quant'altro, però siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose, soprattutto per i produttori e per il pubblico dei consumatori che sono venuti a trovarci a queste due domeniche di Sapori e Aromi d'autunno, che prosegue con questa serata, questa bellissima serata per i buongustai e per coloro che apprezzano questo piatto tradizionale del territorio, che sono noi lo chiamiamo il lesso, però questa è sono i bolliti, che sono una cosa un pochino più sofisticata. Però veramente è stata una serata bellissima, ringrazio le cuoche che hanno preparato questi piatti straordinari, ovviamente Marco che fa da capofila di questa famiglia Roberti con la sua azienda, con le carni che lui ha prodotto, e questo è il punto più importante, il punto vincente di questa serata, proprio sono i prodotti di qualità che vengono prodotti in questa azienda zootecnica e con abbinato ristorante. L'olio d'oliva, visto che tiro in ballo un argomento che a te ti è molto caro, l'olio d'oliva è un elemento essenziale della nostra dieta e anche qui dalla famiglia Roberti trovo una bella collocazione, perché anche loro utilizzano olio di qualità. Sì, loro sono oltretutto anche produttori, hanno un oliveto di proprietà e il loro prodotto viene trasformato, come abbiamo potuto apprezzare questa sera sulla tavola dei commensali, l'olio prodotto dalle olive è trasformato dal frantoio Montenovo di Ostravetere, che è una delle aziende, diciamo, nella regione Marche, che si sono piazzate ai primi posti del concorso regionale L'Oro delle Marche di quest'anno, che ha dato dei risultati straordinari come qualità e come partecipazione delle aziende. Questa serata non si ferma soltanto qui, perché è inserita in un contesto di altre, quindi che si estende anche ad altre preparazioni. Sì, abbiamo voluto fare un'appendice molto molto prolungata, un'appendice lunga di Sapori e Aromi d'autunno per arrivare a gennaio e febbraio con la manifestazione che è anche quella molto interessante, importante, su un piatto tradizionale del territorio che è lo stoccafisso e il baccalà, dove faremo delle serate dedicate alle sfide sullo stoccafisso e sul baccalà con degli chef amatoriali e professionisti, per poi continuare con il coinvolgimento dei ristoranti del territorio che vorranno aderire a questo itinerario, per finire poi che si chiama Giro Baccalà, per finire poi con una serata dedicata, e speriamo che qualcuno aderisca, che magari ci sta ascoltando, al baccalà dei nonni. Invitiamo i nonni e le nonne ultra ottantenni soprattutto ad aderire a questa iniziativa, vi inviteremo in una serata dove potremo degustare i vostri prodotti che creerete e che avete realizzato per tutta la vita. Il territorio può essere raccontato sotto diverse forme, possono essere le associazioni, può essere la Proloco, possono essere privati, ma possono essere anche aziende che lavorano nel territorio. Questa della famiglia Roberti è un'azienda che crede molto nel posto in cui è radicata. Sì, sicuramente l'azienda Roberti io la paragono a quelli che sono il Maso Chiuso che troviamo nell'Alto Adige, nel Trentino, nel Bolzanese più che altro. L'azienda Roberti è un'azienda straordinaria perché è veramente, a me non piace molto, però è veramente chilometro zero. Quello che produce sul campo arriva sulla tavola del ristorante e quindi l'azienda Roberti, Marco Roberti, tutti i suoi fratelli. Ora, prima ne parlavo con Marco, dicevo, ma siete 62? Ma come 62? No, oramai siamo arrivati a 68 perché sono arrivati in altri tre, poi altri tre, insomma, sono nati nipoti, pronipoti, eccetera. È un'azienda straordinaria per il semplice fatto che
al di là del lavoro comune, che comunque era nato dalla madre e dal padre, i capostipiti sono loro, era un'osteria di campagna, tutti i figli che sono nati, sono cresciuti dentro questa famiglia così patriarcale, così importante da un punto di vista di vita della campagna, e si sono trasformati in un'azienda veramente del territorio, ma che è un maso chiuso, è un maso aperto, nel senso che il ristorante è frequentatissimo, le feste sono frequentatissime, specialmente nel giardino d'estate. Però ecco, è un esempio del, credo, penso che nelle Marche ce ne siano pochissimi di questi esempi, e quindi è un esempio che dovrebbe essere promosso soltanto perché c'è il senso della famiglia, c'è il senso del legame famiglia e campagna. Niente, vi volevo ringraziare per la partecipazione. Non solo io, anche tutto lo staff qua del ristorante, i miei fratelli e tutta la famiglia. Niente, vi voglio fare gli auguri di Buon Natale, poi ve lo presenterà anche lui, vi voglio avvisarvi che a marzo faremo una serata con il bovino, ma con tutte le altre cotture. Stavolta abbiamo fatto il bollito, misto. A marzo faremo quella lì della carne. Padrone di casa indiscusso, Marco Roberti. Allora, questa giornata del bollito è piaciuta l'altra volta e piace ancora di più questa volta, perché abbiamo mandato indietro le persone. Come mai? Sono attirati dalla roba buona. Sì, stavolta sì, abbiamo fatto un bel gente che voleva venire, ma ne abbiamo presi quelli giusti che si possono fare per trattare la gente come si deve. Se no avevamo un sacco di prenotazioni, se volevano prenderli. Senti, ma il bollito non è parte della tradizione qui di questa, però insomma tu lo proponi, ci credi, ti piace? Sì, sì, difatti abbiamo provato l'altra volta a marzo, adesso invece è stato proprio un exploit, proprio perché la gente, forse sarà perché non lo mangiano a casa, quindi è stata una cosa, sì, molto. Lo cerca, la gente lo cerca, lo vuole, è una cosa, sai, in giro rara, perché da noi non c'è usanza. Poi la gente si crede tutto il bollito, si credono il lesso, invece questo non è è tutta un'altra roba, sono 10-40 tipi di bolliti, di maiale, di bovino, di tutto il pollame, tacchina, capone, gallina. È una cosa che la gente la gradisce, e quello che è bello è che la gente che qui da noi non c'è usanza e non la conosce, che mangiano tutti anche la lingua, la coda, le guance, pezzi che di solito per noi che macelliamo solo roba nostra è tutta roba che va un po' a finire così. È una serata che naturalmente si mette nel contesto di altre che volete fare, no? Quindi insomma non vi fermate qui. Sì, adesso intanto andiamo, perché sempre nel giro di sapori e aromi. Adesso le prossime saranno con il Stoccafisso, il Baccalà, che saranno alla Lanterna da Cerioni, sì. E poi sì, dopo a marzo faremo una solo con tutti i tipi di carne bovina, però con altre cotture, da roast beef, da griglia, faremo spezzatini, tutte quelle cose lì, tutti cucinati in modo diverso, via. Insomma, tutta produzione vostra, tutta produzione che si nutre anche della vostra passione, perché voi ci credete tanto in questo, siete presenti nelle manifestazioni, volete essere presenti nel territorio perché credete in questo messaggio che bisogna mangiare bene, la roba di qualità, la roba fatta come si faceva una volta. Sì, è vero, è vero. Purtroppo è così. Siamo in pochi, però la gente c'è sempre di più, come ho detto le altre volte, che la vanno a cercare, vanno proprio a cercare le cose, quelle genuine, quelle come si faceva una volta. Poi se uno, abbiamo visto già questa sera che la gente rimane con i salumi, con quelle cose lì, rimangono proprio estasiati, proprio, che è una cosa che non. Non c'è rimasta poca gente che fa questa roba qui, e ci vuole tanta, tanta, tanta passione e tanto lavoro, e non è una cosa facile solo che arrivare qui, preparare il bollito qua, ma dietro c'è un sacco di lavoro che chi non lo sa non se lo può neanche immaginare.
Allora, proprio per rendere omaggio anche alle persone che hanno lavorato e che hanno faticato insieme a te per organizzare questa serata, adesso aspettiamo insieme a Marco l'uscita di tutta la brigata di cucina che ha reso possibile questa bellissima serata del bollito.